Pochi minuti per entrare, mettere a segno il colpo e guadagnarsi la fuga con un cospicuo bottino, e l'audace colpo che nei giorni scorsi hanno messo a segno due uomini non ancora identificati. I due rapinatori hanno agito ai danni di un centro scommesse nel quartiere Pastena, a Salerno. Sono entrati nel locale con il volto coperto, hanno costretto il personale sotto minaccia di una pistola a consegnare l'incasso della giornata. Al momento non è ancora confermata l'entità del bottino, ma si presume che si tratti di 4.000 euro o più. Le forze dell'ordine, accorse immediatamente sul luogo, hanno prontamente acquisito le registrazioni delle telecamere di sorveglianza del negozio e dei dintorni, che saranno fondamentali per cercare di identificare e catturare i responsabili di questa rapina. I cittadini, i commercianti e i lavoratori salernitani sono ad oggi molto preoccupati, soprattutto quelli di alcune categorie commerciali, luoghi dove si ha maggiore afflusso di contanti, perché questa rapina è solo uno dei tanti furti messi a segno negli ultimi tempi ai danni di diversi commercianti della città di Salerno.